Buongiorno, ben ritrovati al momento dell'informazione su TV 2000. Vediamo subito i titoli di questa edizione. In Spagna il premier Mariano Rajoy assume la presidenza della Catalogna dopo le dichiarazioni di indipendenza e destituisce il capo della polizia di Barcellona. Manifestazioni e proteste in tutto il paese. Al via a Cagliari la terza giornata della settimana sociale, attesa per il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Ad Accumuli invece è finita l'attesa per Aurora, una bambina disabile terremotata, è entrata oggi nella sua nuova casa insieme alla famiglia. In apertura, quindi, lo abbiamo detto, andiamo in Spagna con il premier Rajoy che destituisce il presidente e il governo catalano dopo la dichiarazione di indipendenza. Un passo obbligato per dare il via al commissariamento. Mentre Puigdemont potrebbe essere arrestato per ribellione, ci dice tutto Luciano Piscaglia. Sono ore d'ansia e di trepidazione in Catalogna e in tutta la Spagna, dove alla dichiarazione di indipendenza votata ieri pomeriggio dal Parlamento catalano, il premier spagnolo Mariano Rajoy ha risposto assumendo ufficialmente la presidenza della Catalogna, delegandone le funzioni alla vice premier Soraya Sáenz de Santa Maria e destituendo il capo della polizia catalana accusato di sedizione. Il decreto governativo è stato pubblicato questa mattina dalla Gazzetta Ufficiale in esecuzione dell'articolo 155 della Costituzione, la cui applicazione è stata decisa ieri dal governo e ratificata in serata dal Senato spagnolo. È così avviato il commissariamento della regione, con la rimozione dei ministri e del presidente Puigdemont, che secondo la stampa spagnola potrebbe essere arrestato lunedì, e con l'annullamento di tutte le rappresentanze diplomatiche del governo catalano all'estero e nelle organizzazioni internazionali. Il Parlamento catalano, che ieri pomeriggio aveva votato l'indipendenza con l'uscita dall'aula dei parlamentari contrari, è stato sciolto e le elezioni anticipate per il suo rinnovo sono state convocate per il 21 dicembre. Ieri migliaia di persone avevano salutato nelle strade di Barcellona la proclamazione dell'indipendenza. Oggi una manifestazione contro l'indipendenza è prevista a Madrid. Inizia una fase delicatissima. Da una parte gli indipendentisti possono contare sulla maggioranza dei sindaci e forse di una parte della polizia catalana. Dall'altra c'è tutta la Spagna, con l'Europa e le istituzioni internazionali, ma anche l'altra metà dei catalani, contrari alla secessione. Non c'è più spazio per le trattative e forse solo lunedì, con la riapertura degli uffici pubblici, si capirà se e come la Catalogna e la Spagna intera sapranno uscire da una situazione che non ha precedenti dalla fine del franchismo. In Italia ora con l'economia, l'Italia incassa la prima promozione in 15 anni dall'agenzia Standard & Poor's, che rivede al rialzo la propria valutazione sul bel paese. Non accadeva dal 17 giugno del 2002. A spingere la ripresa italiana sarebbe stato l'aumento degli investimenti nel settore privato, anche se, sottolineano dagli Stati Uniti, sul quadro positivo potrebbe pesare l'incertezza politica legata all'esito delle prossime elezioni. Il lavoro è anche al centro della settimana sociale che si sta svolgendo a Cagliari. Allora colleghiamoci subito in diretta con Cristiana Caricato per sapere tutte le novità su questa terza giornata di incontri. Buongiorno Cristiana. Buongiorno dalla Fiera di Cagliari, terza giornata della 48esima settimana sociale dei cattolici italiani, una mattinata iniziata con la riflessione biblica di Rosanna Virgili e poi proseguita con la relazione di Mauro Magatti, vicepresidente del comitato scientifico e organizzatore. Magatti ha fotografato l'Italia di oggi, un paese invecchiato, ha detto invecchiato anche male, che penalizza soprattutto i giovani, un paese che deve trovare un nuovo modello di sviluppo con al centro la creatività umana, ma soprattutto il lavoro. Di qui il rilancio della proposta fatta in apertura di lavori dal Cardinale Bassetti, quella di un grande patto del lavoro intergenerazionale, e questo pomeriggio alle 16 arriverà qui a Cagliari il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, a cui saranno girate tutte le proposte, anche le discussioni che si sono tenute in questi primi due giorni, per avere anche qualche prima risposta dal Governo. Intanto ha parlato al margine dei lavori il Segretario della CISL, Anna Maria Furlan, che è interpellata sul prossimo incontro tra governo e sindacati il 2 novembre sull'innalzamento dell'età pensionabile, è stata molto netta chiedendo al governo di fermarsi e di sospendere lo scatto e di considerare ovviamente anche l'aspettativa di vita in Italia. Parole molto chiare e anche dure che faranno parte probabilmente del dibattito della giornata. Ma noi intanto andiamo con Maurizio Dischino a vedere una delle buone pratiche che ieri sono state visitate dagli oltre 1000 delegati che sono arrivati qui da tutta Italia. Io vi lascio al servizio e poi la linea può tornare allo studio.
Il territorio di Cerdiana è un territorio in cui ci sono tantissime famiglie che producono uva e vino da tantissimi anni. E il nonno in passato ha iniziato a collaborare tanti anni fa con loro e noi tuttora lo facciamo. Antonio, terza generazione della famiglia Argiolas, ieri pomeriggio ha accolto un gruppo di delegati della settimana sociale in corso a Cagliari. A loro ha raccontato come è nata e quale filosofia porta avanti l'azienda vinicola Argiolas, fondata da nonno Antonio nel 1938 a Cerdiana, nell'area del Sulcis, a circa 20 chilometri dal capoluogo sardo. Dai 250 ettari di vitigni l'azienda produce quasi 2 milioni e mezzo di bottiglie l'anno e le vende in 54 paesi. Circa 100 i dipendenti tra contratti a tempo indeterminato e stagionali nei periodi della vendemmia. È una buona pratica la cui forza è stata la convinzione di nonno Antonio di impostare la cantina come un'azienda a conduzione familiare che cura i rapporti con i dipendenti e con il territorio. Oggi quando si va sul mercato a vendere una bottiglia di vino non si vende solamente il vino in se stesso, ma tu stai vendendo il territorio, quindi dove il vino è prodotto, chi l'ha fatto, come l'ha fatto. Quindi è fondamentale. Nonno Antonio è morto nel 2009 all'età di 102 anni. I figli Franco e Giuseppe, con le mogli Pina e Marianna, hanno raccolto la passione vinicola, ora trasmessa a Valentina, Francesca e Antonio, terza generazione Argiolas. Cambiamo decisamente argomento, la cronaca con la condanna a 24 anni di Valentino Talluto, l'uomo soprannominato l'untore per aver trasmesso il virus dell'HIV ad almeno 32 persone. Cade l'accusa di epidemia dolosa, solo lesioni aggravate per i giudici. I dettagli nel servizio di Silvio Vitelli. Al momento della lettura della sentenza è rimasto impassibile mentre le sue vittime si abbracciavano tra le lacrime. Valentino Talluto, l'untore che secondo l'accusa ha deliberatamente trasmesso il virus dell'HIV ad almeno 32 persone, se l'è cavata con una condanna a 24 anni per lesioni aggravate, facendo cadere l'accusa più pesante, quella di epidemia dolosa. Il PM aveva chiesto l'ergastolo con isolamento diurno per 2 anni. L'imputato ha voluto seminare morte, non merita alcun attenuante, ha detto, perché non ha mai mostrato alcun segno di pentimento, non ci ha mai aiutato durante le indagini e ha reso sempre dichiarazioni false. Sapeva di essere sieropositivo ma continuava a chiedere rapporti senza preservativo, raccontando mille bugie. Non sono un mostro, si è difeso Talluto. Chi mi conosce sa bene che non sono cattivo, sono un ragazzo con cuore e sentimenti, affetto da HIV. Questi per me sono stati anni terribili. È un trauma che persone che conosco abbiano la mia stessa patologia e che pensino che sia colpa mia. Sono 57 gli episodi di cui l'uomo ha dovuto rispondere, tra contagi diretti e quelli indiretti, 3 partner di donne in precedenza infettate e il figlio di una di esse, oltre ai casi di 20 donne scampate all'infezione e chissà ancora di quante altre non hanno mai preso parte al procedimento. L'avvocato di Talluto ha già annunciato che ricorrerà in appello. Una buona notizia ora ci porta invece ad Accumuli, dove Aurora, una bambina disabile terremotata, è entrata oggi in una nuova casa insieme alla sua famiglia. Come ha reagito ce lo dice Barbara Masulli, collegata con noi in diretta. Buongiorno. Buongiorno a te Beatrice, tra poco vi presenterò i miei ospiti, in realtà siamo noi ospiti in casa di Aurora, siamo nella stanzetta di Aurora e di Mario. Aurora è una ragazza di 16 anni disabile, affetta da una grave patologia, ha perso la sua casa il 24 agosto 2016, la sua casa di Accumoli con le posta, e ha vissuto per oltre un anno, per 14 mesi, all'interno di una piccolissima roulotte, lei assieme alla sua famiglia, sua madre, suo padre e il suo fratellino di 8 anni. Dopo una raccolta fondi promossa dall'associazione La Via del Sale Ollus, finalmente Aurora e la sua famiglia hanno avuto una casa inaugurata oggi. Stiamo vedendo le immagini che abbiamo girato poco fa. Con me al mio fianco c'è a sinistra la mamma di Aurora, Anna Maria, alla quale chiedo che giornata è oggi, soprattutto con alle spalle 14 mesi di grandissima sofferenza.
Diciamo che oggi è un giorno importante, sono felice perché finalmente abbiamo realizzato questo sogno che fino a ieri abbiamo dormito ancora in roulotte. Come lo vede adesso il suo futuro e quello della sua famiglia? Che sia migliore rispetto al passato. Invece alla mia destra c'è Eleonora Rossetti dell'associazione Via del Sale Ollus, alla quale chiedo quanto è costata questa casa, casa che effettivamente è stata costruita in 3 mesi. Sì, è una casa in legno, buongiorno a tutti, una struttura in legno, quindi completamente antisismica, sicura che rispetta l'ambiente. Il paragone da fare è interessante perché ciò a cui abbiamo mirato, oltre ovviamente ad aiutare una famiglia in condizioni vulnerabili, quindi in difficoltà, è stato quello di dimostrare che si può fare di meglio di quel che è stato fatto. Il costo al metro quadro infatti è di 1.315 euro al metro quadro, appunto ripeto, IVA inclusa, compreso di urbanizzazione e sì, riprendiamo la linea perché ci sono dei problemi, abbiamo senz'altro capito che oggi è una giornata importante per la famiglia di Aurora. Grazie Barbara, noi continuiamo il telegiornale, parliamo di tecnologia e sicurezza, due aspetti che spesso ci aiutano a vivere una vita migliore. Cosa accadrebbe però se il Corriere, grazie alla tecnologia, potesse aprire la porta di casa e consegnare un pacco anche quando non c'è nessuno? È l'ultima innovazione di Amazon. Sentiamo di che si tratta con Luigi Ferraiuolo. You already know. Avete lasciato l'appartamento sporco e la donna della vostra vita vi ha appena annunciato ricevere per la prima volta i vostri inviti. Come fare? Ci pensa Amazon Key. Vi mando una squadra di pulitori che grazie al lucchetto intelligente aprirà la porta anche se non siete in casa e voi potrete controllare come puliscono dal luogo di lavoro. Oppure volete consegnare un regalo a casa? Amazon Key riconosce il corriere e il codice a barre del pacco e apre la porta quel tanto che basta. È l'ultima invenzione di Jeff Bezos, il proprietario di Amazon, in funzione solo in alcune città degli USA. Un sistema semplice dal costo di $250, composto da una serratura intelligente e una telecamera. Ma non sono passate che poche ore dal lancio, mercoledì scorso, e sono scoppiate le polemiche. Adesso entrano addirittura in casa, mentre non ci siamo, i corrieri di Amazon e delle mille altre app della rete, è stata la domanda dei grandi giornali americani. E il più ostinato contro Bezos, è il caso di dirlo, è il Washington Post, il giornale che l'uomo più ricco del mondo ha comprato un paio di anni fa salvandolo da una crisi profonda. Nella vita non c'è solo la comodità, forse qualcuno dovrebbe dirlo alla Silicon Valley, si legge nell'editoriale molto critico di Christine Mbah, che alla soluzione di Amazon antepone privacy e sicurezza. Un bel modo di fare il giornalismo, questo di sicuro, in attesa di capire se Amazon Key potrà mai funzionare anche da noi a confronto con la tradizionale diffidenza italica. La solidarietà invece oggi ci porta a Palermo con una iniziativa che coinvolge anche un grande del calcio italiano, Totò Schillaci, il servizio di Gaetano Rizzo. Un calcio, è il caso di dirlo, alla discriminazione per favorire l'integrazione. Questo è l'obiettivo che si propone di cogliere l'iniziativa promossa a Palermo dalla Sante Calcio, associazione da sempre in prima linea nel sociale e stavolta capace di coinvolgere Totò Schillaci nell'allestimento della prima squadra composta da giovani migranti che parteciperà al campionato di terza categoria. 20 gli elementi ospiti dei centri Elom e Azad, che già si allenano agli ordini dell'ex stella di Italia 90. Con molto piacere e veramente entusiasmo ho accettato di condividere questa bella cosa. Ci sono dei ragazzi molto bravi e noi cercheremo di mettere la nostra professionalità e di dare un sorriso a questi ragazzi. Del resto qui si parla non soltanto di calcio ma anche di sociale, di umanità. Del resto io in passato o anche nella scuola di calcio l'ho sempre fatto, anche con i ragazzi delle borgate, e sono felice, speriamo che questi ragazzi possano realizzare il loro sogno. Una passione destinata a diventare un'opportunità per i giovani migranti, desiderosi di trovare una vita migliore e magari emulare Schillaci, che prima di approdare al successo ha dovuto faticare non poco. Ci sarà un percorso difficile perché noi sappiamo che in Italia, soprattutto nel mondo del calcio, c'è molto razzismo. Io mi auguro che questi ragazzi sono ben visti e soprattutto quando incontreranno gli avversari ci sarà una parte di tutti, una molta solidarietà e che viene vista in un modo di poter aiutare e poter far cambiare la vita.
Grazie per averci seguito, il telegiornale finisce qui, arrivederci.